Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi, guardate che cosa sta succedendo in cielo, raga. La crepa, raga. Guardate la crepa, è diventata enorme, raga. Sulla sinistra si è aperta un'altra parte di crepa. Incredibile, ragazzi, incredibile. Ogni giorno che passa si sta modificando di prepotenza tutto lo scenario, ragazzi. La crepa si sta espandendo quasi fino ai limiti della mappa e anche sul lato sinistro, come state vedendo. Questo, ragazzi, ci fa capire, insieme al nuovo portale, quello che è apparso a Tomato Town e quello che in realtà sembra essere sparito al motel, anche se alcuni lo vedono, altri mi hanno detto che non lo stanno vedendo, che sta davvero succedendo l'inevitabile, ragazzi. Le crepe sono sempre più presenti, i portali sono sempre più aperti, la mappa, ragazzi, sta per cambiare in una maniera veramente degenerativa. Guardate che roba. Guardate che roba, ragazzi, è meravigliosa da vedere perché è meravigliosa, ma è anche inquietante vederla in tutta la sua grandezza. Una roba incredibile, ragazzi. E tra l'altro avete visto tutte le novità, tutte le news che ci sono relative a questa Season 5. Avete visto nello scorso video i nomi delle nuove location. Il Far West si chiamerà in realtà Wild West. Abbiamo visto che probabilmente potrebbe anche succedere qualcosa per quello che riguarda il lago, ovvero sia uno squarcio potrebbe aprire un passaggio dal mare al lago e creare quindi così un nuovo porto. Abbiamo visto che verrà introdotto il Clown Pizza, ragazzi, incredibile anche questo, ma ragazzi, avete visto anche sicuramente il Pungible. Una di quelle cose che non ti aspetteresti mai di vedere su Fortnite. E allora, ragazzi, io un altro leak ve lo do, ragazzi. Un'altra immagine che è stata trovata dal mio fedelissimo amico, quello che succede su Twitch e YouTube, e che ha gentilmente voluto condividere con me questa cosa, ragazzi. Io ve la faccio vedere. Fatemela andare a prendere. Attenzione un attimo, ragazzi. Attenzione un attimo. Aspetta, guarda un po'. Non è modificata, aspetta, vediamo se riesco a dargli una modifica al volo, ragazzi, così la puliamo. Intanto lasciamo andare lui che corre con ignara prepotenza verso l'infinito e oltre. Vediamo se riesco a dargli una modificata. C'è un altro oggetto, ragazzi, che ben presto potrebbe venire implementato nella mappa, nelle nostre partite, e che nessuno ha ancora capito a che cosa serva. Prima di farvelo vedere, ragazzi, sto andando a sistemare un paio di cose velocemente. Vi volevo ricordare un bel pollicione in su se vi è piaciuto, se vi sta piacendo questo video, e soprattutto, ragazzi, non dimenticatevi di perdere le live, anche se volete vedere in anteprima i video, perché io ogni tanto, ragazzi, durante le mie partite faccio anche editing dei video. Lo stiamo preparando, ragazzi, è quasi pronto. Lui intanto continua a correre per i fatti suoi. Datemi un secondo che la sistemo e adesso vedrete che cosa è stato trovato, ragazzi. Incredibile, incredibile. 2 secondi di pazienza ancora. Siamo praticamente arrivati. Siamo praticamente arrivati. Lui, io non so neanche dove stia andando. Ho paura a chiedergli dove stia andando. File. Gli facciamo un bel ok, ragazzi. Prot, guardalo qua, ragazzi. Guardalo qua. Una nuova immagine trovata nei file di Fortnite, ragazzi. Un succo che ovviamente noi riusciamo a capire che sia del Dark Burger, ragazzi, che è praticamente il ristorante che c'è dentro Corso Commercio. Questo succo potrebbe andare a sostituire il succo Slurp. Boh, potrebbe invece dare qualcosa extra che ancora noi non sappiamo. Boh, ragazzi, c'è da dire veramente che le news continuano ad arrivare in maniera molto molto prepotente. Andiamo a rivederla un'altra volta, ragazzi. Guardate che storia.
Guardate che storia, la crepa si è aperta tutta sulla sinistra e lo squarcio si è ingrandito veramente in una maniera paurosa. Io vi ringrazio ragazzi per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, iscrivetevi in tanti al canale, noi ci vediamo in live! Ciao!